Svetta Iaghiello, Touré però riesce nuovamente a passare. Clamoroso a Cremona, Okereke che ha portato in avvantaggio la Cremonese con un gol spettacolare. Aveva fatto un gol simile anche nella gara di andata, ha giocato solo l'Inter, al decimo minuto ha segnato la Cremonese. Cremonese 1, Inter 0, Okereke. Torniamo da Viazzi, poi commentiamo con Orlando. Perfetto, resta in postazione Alberto che verrai chiamato subito perché c'è da commentare questo clamoroso vantaggio della Cremonese. Allora, clamoroso perché, ribadisco quello che ho detto, noi facciamo cronaca, ha giocato solo l'Inter, avevo pure detto, così mi sono salvato, però il calcio è bello perché può succedere qualsiasi cosa. Okereke si è inventato un gol, Massimo Orlando, strepitoso. Sì, ti sei salvato in corner, bravissimo Giuseppe, davvero. Facevo no, il portiere da giovane, ero scalzissimo, però facevo il portiere. Si vede. No, davvero incredibile perché l'Inter aveva dominato, anzi stradominato, però in questa prima giocata Okereke davvero fa una giocata meravigliosa, si porta il pallone sul suo piede preferito e tira all'incrocio di pali, là dove Onana non può arrivare, un gol pazzesco davvero. Eh sì, lo aveva fatto anche all'andata, grandissimo gol di Okereke, e chissà che davvero la partita non sia girata. Certo, io ho sotto la mia postazione Simone Inzaghi che non dice una parola, e sinceramente dopo quell'inizio dell'Inter prendere un gol così, poi spesso il portiere Onana ha subito qualche critica, però su questo davvero non può fare niente, sembrava un tiro destinato a uscire, ha carezzato il 7 alla sinistra di Onana e si è insaccato per il vantaggio della Cremonese, che adesso sulle ali dell'entusiasmo attacca ancora e si guadagna il primo calcio d'angolo. Chiedo ad Alberto Viazzi di pazientare per una trentina di secondi, il tempo di descrivere questo calcio d'angolo per la Cremonese che si è portata da pallone in corner. Ottavo calcio d'angolo, bandierina di destra, porta la nostra sinistra per la battuta che viene affidata per l'Inter a Çalhanoğlu che la mette altissima in area di rigore. Dzeko si coordina, la respinta di Carnesecchi sulla ribattuta e Lautaro Martinez che mette il pallone in porta per il gol del pareggio dell'Inter. Sul primo tiro era filtrato, anzi reattivo, il portiere Carnesecchi che è andato a respingere nonostante fosse coperto. Sulla traiettoria si è trovato Lautaro, Carnesecchi era a terra, il tapin in porta da parte di Lautaro Martinez che continua dopo il mondiale nel suo momento di grazia, segna ancora, in questo caso una carambola, però insomma Lautaro era lì, poco ha potuto fare Carnesecchi. Pareggio dell'Inter. Eh sì, assolutamente, diciamo che il mondiale ha fatto bene in tutti i sensi a Lautaro Martinez che è sempre presente, timbra con grande continuità e qui bravo perché devi essere reattivo su quella palla, ma su tutti gli 8 calci d'angolo Giuseppe l'Inter ha sempre trovato il contatto con la palla, le marcature sbagliate da parte dei giocatori della Cremonese. Qui poi calcia benissimo Dzeko, però era ancora una volta tutto solo, questa volta la parata è stata ottima di Carnesecchi, ma da quella posizione Lautaro certo non poteva sbagliare, ma direi risultato più che giusto. Difficile distinguere che entreranno con la maglia numero 14 Aslani, che comunque Inzaghi sta schierando ultimamente a partita in corso ma sempre più frequentemente. Stesso discorso vale per Gosens che sarà il secondo giocatore a entrare, però lo commenteremo dopo questa azione dell'Inter con Gagliardini che effettua la cross di Marco, l'aggancio, il pallone all'indietro, Dzeko, tiro a botta sicura che incoccia nelle caviglie di Vasquez, va in calcio d'angolo, riprende la trafila degli angoli per l'Inter, ma ci sarà il doppio cambio e allora sbaglia il team manager dell'Inter, no, non è che sbaglia lui poverino, è che Simone Inzaghi ha detto ferma, facciamo battere l'angolo e poi facciamo il cambio, quindi il team manager dell'Inter aveva fatto quello che doveva essere, quindi mi pare che uscirà Çalhanoğlu, se non ho visto male, 14-20, battuta, attenzione, deviazione di testa, preferisce metterci i pugni Carnesecchi ad allontanare quindi Aslani per Çalhanoğlu che evidentemente non è al 100% la condizione fisica, il suo è un ruolo particolare, sta facendo il Brozovic, ossia il regista, e a questo punto entra Aslani che è nel suo ruolo, ma lo farà dopo questa azione dell'Inter. Lautaro, area di rigore, gol! Lautaro Martinez, ancora lui con un tiro da sotto a mezza altezza che quasi a rallentatore si insacca alle spalle di Carnesecchi, forse una deviazione perché la traiettoria c'è stata, ma il gol è tutto di Lautaro Martinez, 19esimo. L'Inter con il suo campione del mondo l'ha ribaltata. Eh sì, l'ha ribaltata ancora una volta e qui vedi anche la fortuna, no? E la bravura, l'intuizione di Inzaghi di non fare il cambio, non avrebbe comunque
ha avuto la possibilità di trovare questa palla gol che chiaramente è stata deviata dal difensore della Cremonese. Ottimo comunque il passaggio in verticale di Gagliardini, ancora una volta si fa trovare posto giusto al momento, anzi è Dzeko che fa l'assist, chiedo scusa, sì, per Martinez. Ottima la palla, poi chiaramente ci vuole anche quel pizzico di fortuna sulla deviazione, però l'Inter, diciamo che per quello che ha messo in campo, merita questo vantaggio. Eh sì, anche se la Cremonese sembrava tutto sommato tenere botta, intanto i cambi che abbiamo preannunciato praticamente nell'altra metà campo, c'è anche Di Marco che lì a bordo campo viene invitato da Miele a sedersi anche lui e a non fare confusione a bordo campo, perché già il campo per destinazione qui allo Zini non è particolarmente ampio, quindi se anche i giocatori sostituti si mettono in campo allora c'è una grandissima confusione. Valeri si fa far fallo da Mkhitaryan, comunque prestazione non sufficiente per Valeri, e credo che Ballardini sia del mio stesso avviso. Anche poco fa su quell'occasione dell'Inter con il quasi autogol di Chiriches, tutto nasce da un movimento assolutamente sbagliato da parte di Valeri. Questi giocatori forse gli ultimi giorni di mercato sono un po' distratti dalle sirene, probabilmente la prossima settimana sarà tutto diverso, quando ormai si sa che fino a giugno si rimane lì. Conclusione da fuori tentata da Zanimacchia, la palla si abbassa, forse un po' troppo tardi, però è pericolosa. Per un attimo è sembrata la traiettoria di Okereke al decimo del primo tempo, ma è sempre rischioso, lo vedi, no? Quando diciamo qui mette un'altra brutta palla Valeri, come dicevi te in serata no, buon giocatore ma in serata no, però rimpallo, la palla rimane lì e poi la conclusione può andare veramente a finire nello specchio della porta. Gli ultimi minuti sono terribili, bisogna avere sempre una grande attenzione, c'è nulla da fare. Il rilancio, stiamo per entrare nell'ultimo dei 94 minuti, Cremonese 1, Inter 2, qua intervento in gioco pericoloso di un Lukaku che non mi sembra ancora in condizione fisica ideale per dare il suo apporto proprio nel momento in cui arrivano le grandi sfide. La prossima ci sarà il derby e poi neanche ce ne accorgeremo e saremo di nuovo in Champions League. Ma attenzione a Meite, 25 metri, Meite, l'apertura, buon aiuto, di testa, la sponda e qui mette un pallone che insomma Onana fa correre qualche brivido ai suoi, perché lo lascia rimbalzare davanti, poi se lo porta in avanti davanti a Dessert, un po' scherza il suo avversario Dessert, però questa soluzione di buon aiuto a me ha lasciato un po' perplesso, Massimo. Sì, perché poteva stopparla, sì, e puntare l'uomo oppure andare a mettere una palla nel mezzo pericolosa per i compagni. E Onana però ha fatto una cosa brutta, Giuseppe, perché con il petto lì, se ti scivola prendi gol, veramente fai una figuraccia. Guarda, esatto, è un portiere che deve un po' limitare questi atteggiamenti. Tanto in tribuna c'è qualcuno che evidentemente sogna di fare l'arbitro, fai tre fischi ma quelli veri sono questi dell'arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, che sancisce il ritorno al successo contro una piccola in trasferta per l'Inter, che in rimonta batte la Cremonese per 2-1. Il commento di Massimo Orlando. Bellissima partita, bell'ambiente, stadio, tutto perfetto. Stasera abbiamo visto il ritmo da una parte e dall'altra. L'Inter ha meritato chiaramente la vittoria, forte della superiorità della rosa e di un grande Lautaro. Però complimenti anche alla Cremonese, li dobbiamo fare, Giuseppe, perché ha giocato alla pari per tanti minuti contro questa Inter. La classifica è sempre drammatica dal punto di vista sportiva, però davvero questa squadra fino alla fine non mollerà. Eh sì, le sta giocando, certo, manca la vittoria, siamo nel girone di ritorno, però l'atteggiamento è quello giusto. Non dimentichiamo che la prossima settimana andrà all'Olimpico a giocarsi un possibile passaggio in semifinale in casa contro la Roma. Sognare non costa niente, anche col Napoli dovevano essere spacciati e hanno vinto. Comunque torniamo a questa partita, che l'Inter ha vinto in rimonta, Cremonese 1, Inter 2, vantaggio.